Oggi siamo qui davanti ai giardini pubblici Tommaso Reggio, i cosiddetti giardinetti di Ventimiglia, perché qui era caduto un pino ed era finito qua sopra. Il pino si trovava lì dove c'è questa fregua. Beh, in pratica ci siamo dimenticati che siamo fratelli degli oranghi e fratelli delle piante. Le piante sono esseri intelligenti come noi, senza una struttura centrale, senza un cervello, sono tutto un'intelligenza, hanno una grande memoria secolare che noi non abbiamo. Però ci siamo dimenticati di questo affare qua, li facciamo vivere senza una vita che va bene per loro, mi esprimo meglio. Cioè praticamente questi qui sono state potate in modo irrazionale, cioè hanno fatto degli ombrelli, tutto il peso è sopra. Adesso con il tempo, i colpi temporali, il tempo tropicale che arriva adesso, hanno cominciato ad avere dei grossi problemi. Quindi ci sono due possibilità: o si legano tra di loro con le nubi, con i cavi d'acciaio, o altrimenti si tagliano. Mi sembra che la cosa per un'amministrazione, la cosa principale è quella di tagliare, e ne taglieranno 56. Praticamente dopo il punteruolo rosso abbiamo la burocrazia che porta via tutto. Adesso andiamo a vedere l'altro che è caduto. Questi pitosfori sono stati piantumati alla tarda primavera a posto delle palme, che non è la stessa cosa. Adesso vediamo quest'altro che è caduto. Vedete laggiù? Non so se si riesce a vedere comunque. Vedete, è partita le radici, perché dato che i pini hanno hanno delle radici molto basse, cioè non vanno in profondità, e qui camminandoci sopra le hanno ammazzate praticamente e sono crollate. Vedete qui anche, sono diventate anche molto pericolose. Qui è già stato tagliato, ha rotto tutta l'inferriata. Se andiamo a vedere qua sopra. Adesso qua siamo 7 piani sopra, vedete? Fino a 10-12 anni fa, tra palme e tutte le varie piante come queste che sono state tagliate, qui sopra c'era un intero tappeto di verde, sembrava un campo da calcio. Qui la vista è bellissima, guardate la vecchia città. E quindi piano piano, tra il punteruolo rosso, tutte le palme distrutte, tutti i pini abbattuti, tutti questi, adesso in questo momento non mi viene come si chiamano, comunque vengono dall'Australia queste piante, eucalyptus mi è venuto, tutti gli eucalyptus che erano veramente molto grandi sono stati abbattuti. Adesso i giardini sono chiusi, controlleranno tutte le piante e l'abbatteranno. Perché non avesse mai visto da sopra questi giardini, guardateli di qua, che meraviglia che era. Laggiù c'è il nuovo porto. Ed è un peccato, laggiù la passerella. Con questo video voglio far ricordare com'erano i giardini con i pini. E qui dal dentro
Qui stanno andando via quei giochi per i bambini, dei privati, qui sono tutte le piante, qui i vari trampolini e tutte le cose dei privati andranno via molto presto per fare questi lavori. Anche qui i bambini non vengono a giocare, chiaramente anche quando non c'è pericolo, come in questo caso qua non c'è nessun pericolo, ma andranno via lo stesso. Qui stavano facendo dei lavori, qui hanno fatto questa orangerie, la chiamano, che è una società dei ragazzi di Ventimiglia, una bellissima cosa. Ecco, qui sono le piante. La nostra pianta è caduta. Vedete, qui tutto schiacciato, vedete, queste qui erano le sue radici. Tutte schiacciate, alla fine la pianta muore o si suicida, visto che è una cosa intelligente. Si difende in qualche modo, se voglio morire. E mi sembra tutto. Poi magari vediamo di ritornare quando taglieranno le piante. Questa è una magnolia, una pianta che a me piace. Qui c'era prima un laghetto e l'hanno, per paura, sempre per la burocrazia, per paura che qualcuno annegasse, e l'hanno chiuso e ci hanno messo dalla terra. La verità, poi hanno fatto anche delle buone cose, tipo tutti questi giochi, questi per tutte, eccetto delle persone, dai bambini ai grandi. Tutte queste palme sono state ripiantumate perché le altre sono state distrutte dal punteruolo. Vedete, è chiuso dappertutto. Come dicevo, dato che siamo i fratelli delle piante, loro ci danno l'ossigeno, ci tolgono l'anidride carbonica, ci danno un bel fresco. Adesso siamo 20 o 21 di agosto, non mi ricordo. E vedete, tutta la gente qua, anche se tutto è chiuso, stanno al fresco. 21 agosto, sì. Abbia cominciato a demolire tutti gli alberi pegati. Di questi alberi è stato che l'hanno sempre potati malissimo, hanno fatto sto cavolo di ombrello, l'albero non si è mai potuto equilibrare da solo, poi gli alberi si riescono a equilibrare. E poi hanno costruito sti giochi negli anni, sono sempre stati, che hanno sempre schiacciato le radici, dato che come gli agrumi, i pini non hanno una radicazione molto profonda, i capillari vengono schiacciati e quindi la pianta comincia a patirne. Vedete qua? Cosa c'è da dire? C'è da dire che bastava che si riequilibrassero, cioè questa parte che va verso giù si tagliava e da queste parti tutti quegli altri si collegavano fra di loro, e qui toglievano tutti i giochi e per terra mettevano dell'altro terreno e facevano questa pineta tra le aiole.
come in natura praticamente. E invece si sa che no, a parte che poi c'è un'amministrazione che di verde proprio non gliene fa cancazzo. Poi metteranno quattro alberelli strimizziti. A me viene, mi viene il magone qua, vedere questa cosa. L'unica colpa di questi pini è di essere in mezzo a noi. Se uno pensa che una volta dalla punta più estrema dalla Spagna si poteva arrivare fino a Scilly, questo è scritto nel Debello Gallico, senza che una scimmia scendesse giù per terra. Questa la dice lunga su quanti pini c'erano una volta. Adesso invece pochissimi, ne è rimasta un po' o nell'entroterra o nelle colline dove la gente non ci si può salire, o altrimenti in Toscana, anche lì tempi duri. Sempre per il problema, come tutte le cose, persino il cemento armato l'ha dimostrato, il ponte che è caduto, si ha bisogno di manutenzione. Gli italiani non sono per la manutenzione. Vabbè, con questa triste ripresa qua, chiudiamo. Cimitero.